Diffamazione aggravata continuata e l'ipotesi di reato contestata al senatore pentastellato Nicola Morra, presidente della commissione antimafia, dalla magistratura inquirente. Ad aprire un fascicolo d'inchiesta sul parlamentare è stata la procura di Cosenza diretta da Mario Spagnolo, dopo la denuncia presentata da Roberta e Paola Santelli, sorelle della governatrice della Calabria Jole, scomparsa prematuramente nell'ottobre del 2020. Nicola Morra, poche settimane dopo, si era lasciato andare a dei commenti sulla morte della Santelli, giudicati da più parti inopportuni. Commenti che non solo non erano stati graditi dai familiari della defunta presidente, ma che avevano scatenato una sdegnata reazione da parte di quasi tutte le forze politiche presenti a Montecitorio. Di più, l'occasione era stata utilizzata soprattutto dalle forze di opposizione per rimettere in discussione il ruolo istituzionale del senatore. Ma cosa aveva testualmente detto l'esponente dei 5 Stelle? Era noto a tutti che la presidente della Calabria, Santelli, fosse malata grave oncologica. Se però ai calabresi questo è piaciuto e la democrazia, ognuno deve essere responsabile delle proprie scelte. Un'affermazione grave e lesiva, a parere delle congiunte dell'ex deputata di Forza Italia, meritevole di essere sanzionata penalmente. Da qui la presentazione di un esposto alla magistratura inquirente e l'apertura formale di un'indagine. Il procuratore spagnolo non conferma né smentisce l'esistenza dell'inchiesta. Nicola Morra, commentando invece con un video su Facebook la notizia della propria iscrizione sul registro degli indagati diffusa dall'agenzia, afferma: "Sarà certamente un caso. 2 giorni fa ho dato la notizia della prossima audizione di Luca Palamara in commissione antimafia. Sarà qualche altra cosa, però apprendo da un'agenzia di essere indagato per il reato di diffamazione aggravata e continuata. Provvederò per a segnalare la notizia per come sono le regole del movimento a chi di dovere. Procederò tranquillamente", aggiunge il senatore, "perché se ho sbagliato dovrò rispondere dei miei errori. Se non ho sbagliato, come penso, tutto dovrà essere archiviato. È giusto che si facciano indagini se lo ritengono", dice Morra. "Dovrò rispondere del capo di imputazione qualora io venga rinviato a giudizio, ma ancora questa decisione non è stata presa". Mi sembra francamente irrituale che quelle parole, che sono state oggetto di polemiche formidabile all'epoca, possono produrre un'inchiesta con l'ipotesi di diffamazione aggravata e continuata. Sarà la magistratura a decidere, afferma ancora Morra. Io continuo e cercherò certamente di poter audire il dottor Palamara. Morra accetta insomma la sfida dell'inchiesta, lasciando però intendere di essere deciso a non lasciarsi impressionare da iniziative giudiziarie o politiche rispetto alla delicata questione dell'audizione dell'ex presidente dell'ANM Luca Palamara davanti all'antimafia, un'audizione voluta da lui. Nicola Morra, senatore del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione parlamentare antimafia, è stato indagato dalla Procura di Cosenza per il reato di diffamazione aggravata e continuata. Lo apprende l'agenzia Dire. Il fascicolo su Morra era stato aperto dopo le frasi sulla presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, lo scorso novembre, dopo poche settimane dalla morte della governatrice. Aperte virgolette, era noto a tutti che la presidente della Calabria, Santelli, fosse una grave malata oncologica. Se però ai calabresi questo è piaciuto, è la democrazia, ognuno deve essere responsabile delle proprie scelte. Chiuse virgolette. Subito dopo quelle frasi, le sorelle di Santelli, Paola e Roberta, parti offese, presentarono querela. Ora è scattato il capo di imputazione di cui dovrà rispondere il senatore del Movimento di Beppe Grillo. Io adesso provvederò a segnalare la notizia per come sono le regole del Movimento a chi di dovere, ai probiviri, al garante e tutto il resto, e procederò tranquillamente perché se ho sbagliato dovrò rispondere dei miei errori. Se non ho sbagliato, come penso, tutto dovrà essere archiviato. Poi, ecco, ora è scattato il capo di imputazione di cui dovrà rispondere il senatore del Movimento di Beppe Grillo. No, mi sembra di dover correggere l'agenzia perché è giusto che si faccia indagini, se lo ritengono. Io dovrò rispondere del capo di imputazione qualora io venga rinviata a giudizio, ma ancora non è stata presa questa decisione. E mi sembra francamente
così irrituale che quelle parole che sono state oggetto di polemiche formidabili all'epoca possano produrre una inchiesta con l'ipotesi di diffamazione aggravata e continuata. Però sarà la magistratura a dover decidere. Io intanto continuo e cercherò certamente di audire il dottor Palamara.